Non era facile superare la Turchia, ma superarla di 10 gol lo avete fatto con grande merito, dimostrando di avere grande consapevolezza nei vostri mezzi. Sì, è veramente questa la consapevolezza c'è stata sempre anche dopo la sconfitta, passata la notte. I ragazzi erano propositivi, erano senza frasi retoriche, ce la possiamo fare. È inutile dire ci si deve credere, la possiamo fare, se poi non studi, non dai il massimo, non prepari la partita di nuovo come si deve fare. Ci siamo allenati, abbiamo fatto due allenamenti, veramente i ragazzi bisognava frenarli nonostante eravamo alla vigilia della partita, e questo paga sempre. Che dire, sì, questo è il coronamento di un periodo. Se qualcuno pensa ai risultati, che dobbiamo andare alle Olimpiadi, perderemo sempre. Noi abbiamo il coraggio di dire che vogliamo sempre il massimo e quindi qualificarci anche, e poi ci si dimentica che è molto difficile. Questa squadra penso che ha sbagliato 25 minuti in Turchia nell'ultimo anno. Si può dire che ha sbagliato gli ultimi 5 minuti con la Polonia, ricordiamoci che la Polonia è undicesima nel ranking, quindi... Ecco, 25 minuti sbagliati in Turchia che sono stati ampiamente compensati dai 60 minuti giocati davanti al pubblico amico, perché ecco, l'intensità, ma anche la sagacia con la quale l'Italia ha affrontato minuto dopo minuto questa partita, perché è stata una partita, se vogliamo, non soltanto di pallamano, ma anche una partita a scacchi, perché bisognava in qualche modo salire sempre di più un gradino per volta. Alla fine, quando si è raggiunto il più 11, probabilmente lì si è capito, mancando un minuto alla fine, che l'impresa era compiuta. Avevamo tanti piani B, C, se le cose non andavano bene non c'è stato bisogno, perché la difesa è stata fantastica. E abbiamo nel secondo tempo optato per una squadra più equilibrata, senza cambi attacco e difesa, in modo da rendere più ordinato e disciplinato il gioco veloce, e questo ha pagato. E la ciliegina sono stati i portieri, e con l'Eluori che ha fatto il suo lavoro alla grande alla fine, e lo splendido Marrocchi che è riuscito, nonostante fosse la fine della partita, a vincere uno contro uno e avere la lucidità per chiamare i giochi più adatti. Ecco, ora con calma si può pensare al prossimo impegno, si attende il nome del prossimo avversario, però era fondamentale superare questo step. Lo si è fatto a fatica, ma probabilmente anche nel modo che lascia una traccia in questo gruppo, perché una vittoria del genere indubbiamente, Riccardo, lascerà un segnale forte anche di autostima in questo gruppo. Sicuramente queste qualità morali ci sono già nei ragazzi. Noi chiediamo solo di lavorare di più, perché quando dobbiamo vincere con certe squadre noi ci presentiamo con meno partite, avendo dei problemi, diciamo, strutturali, mancando un terzino destro, mancando un tiratore. Oggi non c'è da dimenticare che mancava anche Bulzamini, che molte volte ha aperto la difesa con i suoi tiri da fuori. Dobbiamo prepararci bene per fare questo gioco, sembra facile, perché quando i Bengon vanno, i Jack Savini si buttano a testa bassa, è tanto carattere, ma c'è anche tanto ordine dietro questo tipo di gioco, che è fatto chiaramente di preparazione. E io spero che siamo tutti consapevoli di questo, perché la nazionale seniores è un punto non di diamante sicuramente, però è un patrimonio della pallamano italiana, che ce lo meritiamo. Che dire, una soddisfazione immensa partire da un risultato, da un gap di meno 9 e portarla a casa. Non riesce a nessuno, tantomeno avevamo speranza che riuscisse a noi, però questi ragazzi sono incredibili, hanno una forza dentro che sorprende, ci hanno creduto loro più di noi, quindi non possiamo fare altro che ringraziarli, gioire e guardare avanti con un bel respiro di sollievo e dire c'è ancora strada per questa nazionale, c'è ancora un futuro per la pallamano italiana, ci crediamo, stiamo uniti, andiamo avanti tutti assieme. E poi c'è da sottolineare un dato: giovane gruppo, età media bassissima, questa è una squadra che può avere anche degli alti e bassi, è uno scotto che si paga, ma la fiducia può sicuramente in qualche modo essere confortata dalla giovane età di questa squadra. Sì, sicuramente l'età, ma io in questo caso dico, sposo una
un'affermazione che ha sempre fatto Riccardo Trillini, che questo gruppo ha qualità, ha cuore, ha valori morali, oggi l'ha dimostrato. Non hanno ceduto un minuto e ci sono stati momenti anche di un po' di sbandamento, loro sono ritornati in una fase di gestione, di controllo della partita, ma ci hanno creduto fino in fondo, doveva arrivare a questo più 10 e portarlo a casa ed è stato bellissimo, una grande soddisfazione. Sapevamo che non diventerà difficile perché hanno vinto di 9, e quindi però cioè noi abbiamo creduto fino alla fine e adesso si vede che abbiamo vinto di 10 e possiamo essere contenti. Ecco, volevate, no, questa vittoria, sì, certo. Anche per riscattare la brutta prestazione in Turchia, anche per dimostrare che questo gruppo giovanissimo ha ancora tanta strada da percorrere insieme. Sì, volevamo far vedere a tutti quanti che in Turchia abbiamo fatto un po' una figurina di... sì. E credo che adesso abbiamo dimostrato che possiamo giocare meglio. Potete giocare meglio e fin dove? Fin dove si può spingere questo gruppo così giovane? Noi tutti siamo ancora giovani, quindi io spero che diventerà ancora una storia lunga. Beh, la cosa difficile era che partendo da un meno 9 loro avrebbero giocato un po' più sulla difesa, un po' più lenti e che avrebbero cercato di tenere il risultato. Però noi sapevamo che dopo una, possiamo dire, una figuraccia del genere in Turchia, una partita che non è andata... Diciamo la peggiore, sì, la peggiore di questi anni. Si può dire, dovevamo assolutamente rifarci. Sapevamo che la Turchia, sia sulla carta che dai risultati scorsi, potevamo batterla, sapevamo i nostri punti forti e tutto, e quindi abbiamo fatto una partita dove ci siamo applicati su quello che avevamo detto, abbiamo studiato una buona partita e ci abbiamo messo tanto cuore, credo si sia visto. Ecco, qualcuno mi diceva che questa vittoria è nata già negli spogliatoi in Turchia, subito dopo la fine di quella partita, vi siete guardati negli occhi e avete detto no, non possiamo lasciare la scena con questa brutta prestazione. Sinceramente dopo la Turchia non abbiamo neanche parlato tantissimo, ma guardandoci negli occhi tutti sapevamo che facendo partite contro la Slovenia, contro la Polonia, sapevamo che non era il nostro livello, che non siamo così e che siamo un'altra Italia e che dovevamo dimostrare molto meglio. Ed ora? Ed ora? È giusto guardare al futuro con grande ottimismo perché siete un gruppo ancora molto giovane, eccezione fatta per un paio di senatori che sono le vostre chiocce, però è un gruppo che può dare ancora tanto a questo movimento, a questa maglia. Sì, sì, l'età media credo siano 2000, ci sono parecchi 2000 e sicuramente stiamo facendo un lavoro da 2-3 anni dove siamo in crescita, tutta la squadra, i vecchi apportano loro, i giovani apportano altre cose. E siamo cresciuti come gruppo e adesso da 2-3 anni stiamo cercando dei risultati e adesso andiamo a cercare i risultati.